Vi canto una storia, il progetto che prende spunto dall'omonimo libro scritto a quattro mani da Katia Ricciarelli e Marco Carrozzo, patrocinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Protagonisti del progetto 1200 studenti lucani, bambini e ragazzi degli istituti comprensivi Giovanni Paolo II e Lorenzo Milani di Policoro, insieme al liceo musicale di Montalbano e all'istituto comprensivo di Nova Siri. Momento culminante del progetto, che ha come finalità quella di avvicinare i ragazzi al teatro e all'opera, la giornata a teatro che ha avuto luogo mercoledì 18 aprile al Cinema Hollywood di Policoro. Gli studenti dell'Istituto Superiore hanno potuto prendere parte alla produzione dell'opera in qualità di artisti del coro di musicisti sul palco, esibendosi insieme al direttore artistico della Camerata delle Arti di Matera, Francesco Zingariello, il quale ha collaborato alla realizzazione del progetto. Direttrice artistica e madrina di eccezione della manifestazione, l'attrice e soprano Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, in arte Katia Ricciarelli. Dobbiamo andare avanti, far conoscere questo nostro melodramma a tutti, perché è nostro, l'abbiamo, come diceva mio ex marito, l'ho inventato io, l'abbiamo inventato noi italiani, e quindi dobbiamo portare avanti questa grande forma di arte e di cultura e non dimenticarla. E i bambini va insegnato a questa età, quindi siamo perfettamente in sintonia, Francesco Zingariello e io, abbiamo un team fantastico e dobbiamo solo, il Ministero ce l'ha peraltro anche riconosciuto, dobbiamo solo avere tanti amici che ci sostengono, perché ne vale veramente la pena, visto che entusiasmo c'è. I ragazzi ne sono felicissimi, auspica che il nuovo governo consideri la lirica per il valore che ha realmente. Intanto facciamo andare su questo governo, che non sappiamo quale sarà questo governo, dopodiché ci penseremo noi a ricordarlo al governo o chi andrà insomma a governare, perché non possono dimenticarsi di questa forma veramente di grande cultura. Penso che Francesco sia d'accordo? Assolutamente sì, è chiaro che il governo ha delle responsabilità, le responsabilità però sono nostre anche, sì. Dobbiamo partire dalla base, noi. Assolutamente, dobbiamo partire dalla base, dalla scuola, e bisogna portare, i bambini possono capire quello che è la lirica se la conoscono, quindi bisogna fargliela conoscere e fargliela apprezzare. 50 anni di una splendida e onorata carriera, quale modo migliore per festeggiarlo oggi in compagnia dei ragazzi? Sì, ancora non ho, diciamo che ancora non ho cominciato i festeggiamenti, sarà l'anno prossimo, però comunque quando sono in mezzo a loro sono sempre contenta, gioiosa e più che mai soddisfatta di quello che stiamo facendo. In un'atmosfera magica fatta di luci, suoni e costumi, i ragazzi hanno vissuto un momento unico e irripetibile con grande entusiasmo e partecipazione. Particolare soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, il professor Leonardo Giordano, del liceo di Montalbano. Appuntamento conclusivo venerdì 20 aprile alle 21 all'Auditorium Gervasio di Matera. Diamo il benvenuto al dirigente Giordano del liceo musicale coreutico di Montalbano. Un grandissimo successo per questo progetto. Pensate di riproporlo di nuovo e eventualmente apportando anche quali correttivi? Sicuramente abbiamo intenzione di riproporlo per migliorarlo e per far partecipare ancora di più i nostri ragazzi. Questo è stato una specie di debutto, diciamo, ha fatto da apripista per sensibilizzare un po' tutta la scuola, perché non abbiamo solo il liceo coreutico, anche il liceo classico, scientifico, verso l'opera lirica e il bel canto italiano. L'anno prossimo vorremmo valorizzare un po' di più le classi del liceo musicale e coreutico nell'essere direttamente protagonisti di questo spettacolo insieme agli artisti che vengono da Matera e che sono guidati da questa camerata del maestro Zingariello e della signora Katia Ricciarelli, che è testimonial, promoter, ma anche direttore artistico della manifestazione. I ragazzi hanno accolto questa iniziativa con particolare gioia e felicità, quindi diciamo che forse siamo sulla strada giusta. Sicuramente, perché abbiamo visto molta attenzione e se il primo
fine, il primo scopo era quello di sensibilizzare verso questa musica nei confronti della quale si hanno dei pregiudizi talvolta, credo di essere, che siamo riusciti ad ottenere questo scopo e questa finalità, a creare questa sensibilizzazione che li motiverà ad approfondire questo discorso e quindi a prepararsi meglio per l'anno prossimo. Ti faccio i miei complimenti per grazie il grande successo. Grazie a voi che seguite queste manifestazioni, che hanno bisogno di essere seguite. Molto spesso si pensano a eventi, come dire, un po' più popolari ma forse meno validi culturalmente. Secondo la Lega, per essere amata ha bisogno solo di essere conosciuta maggiormente dai ragazzi e non solo. Fa la fortuna della nostra immagine d'Italia nel mondo, e quindi noi spesso apprezziamo di meno di quando non ci apprezzano da questo punto di vista all'estero. Hai davanti una canzone nuova e una città bella.